Ve la ricordate la storia di Fidippide 2500 anni fa, quando si narra corse da Maratona d'Atene per 42 km dopo aver dato la notizia, poi insomma morì. E probabilmente la storia che lega l'apparato cardiovascolare all'esercizio fisico forse è nata proprio da quel momento. Fra 5 secondi ne parliamo. E quindi attenzione, la maratona, come è successo a Fidippide 2500 anni fa, può causare un eccesso di sforzo e quindi morire. Poi uno va a vedere bene la storia, non è andata proprio così, perché poi alla fine non è andato da Maratona ad Atene, ma Fidippide era andato da Atene a Sparta, che sono 240 km in 36 ore più o meno, e poi era anche tornato, quindi la distanza non era proprio 42 km. Ma poi ovviamente in 2500 anni molte cose sono perse, vere, non vere e così via. Comunque fatto sta che ovviamente qualcosa era successo. Allora, la relazione che c'è tra chiaramente l'attività fisica eccessiva e i rischi di patologie e problematiche a livello cardiovascolare chiaramente esiste, e anche molte review, come abbiamo visto, sono note, questa di Medicine and Science in Sport della Scandinavia Journal. Intanto mettete un like, condividete, perché l'argomento è davvero interessante, ci fa affrontare questa review di oggi, cioè l'attività prolungata di resistenza effettuata con intensità, ma attenzione, intensità non controllate, può causare una maggiore incidenza di fibrillazione atriale. Allora, intanto, cos'è la fibrillazione atriale? Stiamo parlando di una anomalia, di una alterazione del battito, di una aritmia a livello atriale, quindi ovviamente stiamo parlando di una patologia, chiaramente. Quali sono i sintomi? Può essere un aumentato battito, può essere una palpitazione, ci possono essere anche ulteriori sintomi. Ma non è che se oggi si fa un'attività intensa domani ce l'abbiamo. Sono episodi che bisogna controllare. Se non sono mai avvenuti nel passato, è bene immediatamente riferirsi al professionista di riferimento, in questo caso potrebbe essere il medico dello sport o il cardiologo, e quindi riferire che cosa è successo. Però prima di parlare di cosa fare, cosa non fare, cerchiamo di capire meglio il cuore di questa review, e d'altronde chi l'ha segnalata è un membro della Sport Science Academy, e stiamo parlando di Manuel Matteo. Ciao Gianmario, ho scelto questa review perché ritengo opportuno dover considerare gli effetti dell'attività fisica legati ad un aspetto dose dipendente. Infatti l'attività fisica è da sempre ritenuta positivamente circa i suoi effetti sulla mortalità e sulla morbilità cardiovascolare. Però sembra che l'esercizio fisico eccessivo incrementi il rischio di fibrillazione atriale. Questo è un aspetto importante che deve essere considerato non soltanto dagli esperti del settore, ma anche da tutte quelle persone che si approcciano all'ambito motorio. Grazie Manuel, stamattina si è svegliato con i capelli un po' fuori posto. E parliamo di questo argomento, ovviamente l'abbiamo messo un po', diciamo, sul tragico, ma dobbiamo adesso affrontare le cose sotto il lato della fisiologia dell'esercizio, che è quello che ci compete. Allora, quindi ritorniamo da questa review: Excess of Exercise Increases the Risk of Atrial Fibrillation, ed è su Scandinavian Journal Medical Science and Sport del 2017, quindi comunque molto recente. Sono anche ulteriori le review di riferimento. Bene, torniamo a bomba. Queste review però sono tutte fatte, diciamo, retrodatate, nel senso sono molte review che chiaramente, essendo episodi che non sono acuti, nel senso non è che si fa attività fisica e domani insorge questa patologia, sono legate ad un'alterazione negli anni, a un rimodellamento proprio di tutto il sistema e tutta una serie di alterazioni anche del sistema nervoso, che quindi capitano nel tempo. Quindi chiaramente quando i ricercatori hanno fatto gli studi, e sono tanti di questo tipo, sono andate a ritroso nella memoria delle persone per cercare di capire il rischio che c'era di relazione proprio tra attività fisica, che tipo di attività fisica, e l'insorgenza della patologia. Quindi sembrerebbe da queste ultime review che effettivamente chi ha fatto attività fisica ad alta intensità prolungata nel tempo ha una incidenza maggiore di fibrillazione atriale in fase adulta. Bene, allora
Intanto subito le considerazioni, rimanendo diciamo nell'area sportiva: se a volte ci sono dei casi che vi sentite una palpitazione, delle problematiche, una certa aritmia, benissimo, se non è mai successo, rivolgetevi al medico dello sport e verificate se effettivamente c'è un problema con un elettrocardiogramma. Poi ovviamente sarà compito del medico dello sport definire qual è il giusto esame da fare, e poi riterrà eventualmente lui idoneo andare dal cardiologo o meno. Comunque è una scelta vostra lato medico. Rimaniamo nell'ambito dello sport. Andando a leggere meglio anche gli studi presenti in letteratura, si è visto che mentre l'attività fisica, diciamo moderata e protratta nel tempo, produce degli effetti che sono benefici a livello di pressione, quindi una diminuzione della pressione diastolica e sistolica, mentre l'attività fisica intensa sembrerebbe non dare gli stessi effetti. Quindi la pressione, il controllo della pressione è probabilmente più interessante da andare a verificare per chi fa attività fisica ordinaria. Prendendo anche le ultime linee guida dell'American College of Sports Medicine, si vede che molte volte è consigliata l'attività fisica intensa, però non per quote superiori a 2 minuti. Bene, portiamoci a casa anche informazioni di questo tipo. Però poi, andando a verificare ancora dentro la review i vari studi, si è visto che è vero, c'è un'incidenza maggiore, ma quando questa è messa in correlazione con la mortalità non segue più lo stesso trend. Ovvero si è visto che con gli atleti in fase adulta l'incidenza della fibrillazione atriale era maggiore, ma non c'è una maggiore mortalità. Quindi poi alla fine bisogna sempre vedere i vari casi e le varie situazioni. In ogni caso, l'attività fisica fatta male fa sempre male, questo purtroppo portiamocela a casa, e quindi prendiamo la frase famosa di Paracelso, che poi alla fine è la dose che fa il veleno. Quindi ok, attività fisica fatta bene, ma se si fa male, se è troppo e fatta male, quella può diventare un veleno. Grazie alla Sport Science Academy, ci sentiamo domani con un'altra nuova review. Sport, fitness, nutrition. This is Sport Science Academy.